Grande ricevimento nei pressi di Perugia nella villa di famiglia del presidente dell'Arezzo Giorgio La Cava e della sorella Maura, denominata Palazzo di Campagna della Ginestrella. Presente lo staff societario al gran completo, imprenditori, giornalisti, sindaci di Arezzo e Castiglion Fiorentino, Ghinelli e Agnelli e il presidente della Camera di Commercio Andrea Sereni. L'occasione anche per fare il punto della situazione sulla scelta del nuovo allenatore. La nostra famiglia rappresenta... Praticamente noi qua ci viviamo da sempre, mio nonno comprò questo posto che io dico è splendido, veramente un posto unico, non perché diciamo è il nostro, adesso mia sorella lo tiene egregiamente perché lei vive qua, e nel 68, quindi per noi è un gran pezzo di storia nostra. Arezzo mi ha accolto benissimo e spero sempre di dare il massimo. Fare le cose come ho sempre detto seriamente, coi piedi per terra, perché sempre, purtroppo la ripeto sempre questa frase, non mi menate, però dobbiamo sempre ricordarci che il 15 marzo il calcio non c'era più e adesso stiamo vivendo una storia bellissima, anche perché in questi contatti che abbiamo tra allenatori, giocatori che devono venire, tutti aspirano a venire ad Arezzo e questa è una cosa bella pensando come eravamo messi un paio di mesi fa. Non è che siamo indecisi, tutt'altro, è che vogliamo scegliere bene. Quindi abbiamo esaminato molti profili e cerchiamo quello che sicuramente sposerà al meglio il progetto Arezzo. Il progetto Arezzo significa di fare una squadra che avrà uno zoccolo duro, che ovviamente saranno i calciatori con i quali abbiamo già iniziato delle trattative per eventuale prolungamento del contratto e, perché no, tanti bei giovani che noi sapremo scegliere e magari qualcuno di quelli anche l'anno scorso si sono messi bene in vista nel caso che avremo la possibilità di riaverli. Comunque sarà un Arezzo, un bel Arezzo, state tranquilli, c'è tanto entusiasmo, c'è impegno all'interno della società, c'è unanimità anche diciamo di intenti, perché siamo in quattro, non c'è bisogno che le citi, ma sapete chi sono i quattro dirigenti che in questo momento si stanno muovendo per fare un Arezzo all'altezza della situazione. I tifosi devono stare tranquilli, vedranno che sarà un allenatore all'altezza e sicuramente una squadra all'altezza.